Bentornati sul mio canale. Oggi non facciamo un progettino e non c'è neanche un pacco da aprire. Oggi vi parlo di un progetto al quale mi sono iscritta. Praticamente tramite Max ho conosciuto Antonio. Antonio è un ragazzo di origini spagnole che poi dopo vi metterò il link del suo canale nel box informazioni. Comunque voi nel box informazioni trovate sempre tutte le informazioni del video per quanto riguarda tutti i miei video. E conoscendolo, seguendolo, perché lui fa delle interviste il sabato e la domenica, ho scoperto questo progetto, questa iniziativa. L'iniziativa si chiama Creare con tre parole, in spagnolo e in inglese, però non riesco a pronunciarle, quindi vi scriverò l'hashtag nel box informazioni anche per quanto riguarda la grafica del video. Antonio, insieme a Marta e a Miguel, hanno fatto questo progetto per cercare di metterci in contatto. Il mondo creativo che ha a che fare con l'uncinetto, in pratica con i ferri. Qual è l'obiettivo di questo? Quello di creare una comunità tra di noi, come tipo fanno, ha detto lui, i gamer. Chi gioca tanto a giochi sa che ci sono proprio dei canali specifici dove si trovano un sacco di informazioni. Allora loro hanno pensato, perché no? Creiamo anche noi una sfida, ecco, perché alla fine è una sfida senza un vincitore, ma l'obiettivo principale è quello di conoscerci. Infatti i partecipanti sono più di una sessantina, se non mi sbaglio, 50-60 partecipanti, adesso non mi ricordo in preciso. Comunque voi quando andate su YouTube con l'hashtag, trovate tutte le persone coinvolte e tutto quello che andranno a fare, perché l'obiettivo principale è quello di chiacchierare, di interagire, di spiegare, di progettare, non tanto il progetto finale, perché quello ci sarà, i primi di settembre ci sarà per tutti, ma è come si arriva fin lì, ok? Ci sono state tre categorie ben precise. Il primo è la meteorologia, la mitologia e per quanto riguarda il colore. Allora, per quanto riguarda il meteo, praticamente è uscito il lampo, che sono andata poi a informarmi perché poi l'ignoranza non lo sapevo praticamente. Io associavo lampo e fulmine come la stessa parola, con lo stesso significato. In realtà non è così, perché il fulmine è il tutto, è tra il tuono e il lampo, quindi si somma. Per quanto riguarda il lampo, è proprio quella lucina bella brillante poco prima dei tuoni. Ok, questa è insomma la prima parola. Questa è la prima parola. La seconda ha a che fare con la mitologia. Per quanto riguarda la mitologia, è uscito il fauno. È uscito perché è stata praticamente un sorteggio, c'è stato un sorteggio, non è che l'hanno deciso loro. Il fauno è il dio della campagna, dell'agricoltura, dei pascoli, che non è da confondere con quello dei boschi, perché quanto pare è un altro dio. E quindi io sono andata e mi sono fatta le mie ricerche perché poi non si può sapere tutto nella vita e soprattutto per fortuna non si sa tutto, così pian piano si scoprono altri mondi. E la terza parola per quanto riguarda il colore è la tinta unita. Quando si parla di tinta unita, significa avere lo stesso colore nel gomitolo, quindi senza sfumature. Però nel progetto che poi ho chiesto ad Antonio e anche a Marta, si possono usare i colori. Allora, l'obiettivo quindi principale è quello di attivare la nostra creatività, quindi di immaginare cosa potrebbe uscire. Ecco, lì è arrivato il mio problema, perché ho un sacco di idee e il mio problema è decidere cosa fare? Perché
ho pensato a una maglia, ho pensato a una stola, ho pensato a un cappellino, a una giacca, insomma, troppe cose, quindi devo decidere e in questo mi potete aiutare voi. Quindi il progetto è da pubblicare i primi di settembre, quindi siamo una via di mezzo tra caldo e freddo. Non lo so se vi potrebbe aiutare una cosa un po' più pesantuccia, quindi utilizzando una lana, un acrilico, perché no? O magari un po' più estiva utilizzando del cotone. Non sarà il primo video per quanto riguarda questo tema, ci saranno tanti altri perché il bello di questa sfida è coinvolgere la gente, quindi raccontare, ecco, il percorso, non iniziare, ok, queste sono le tre parole, questo è il gomitolo, io mi faccio il mio progetto e poi i primi di settembre voi lo potete rifare, certo se vi piace o se vi interessa. No, l'obiettivo è quello di parlare, di comunicare, di coinvolgerci per fare questo. Ci sono due hashtag, il primo in spagnolo, che non ve lo leggo perché non riesco a pronunciarlo correttamente, pur capendo lo spagnolo, e l'altro in inglese, che neanche questo ve lo leggo, però ve lo scrivo nel box informazioni e nel video. Comunque, ritorno su questo discorso, su tutti i miei video, quando voi sotto il titolo c'è a un certo punto una specie di freccia, ci cliccate sopra, sia dal telefono o dal computer, vi si apre una pagina dove ci sono i link dei materiali, dove faccio una piccola descrizione, pur non avendo tanta immaginazione per quanto riguarda la scrittura, perché l'ho persa un po' di anni fa. E anche dove potermi contattare, tipo il mio profilo Facebook, Instagram oppure TikTok. È molto interessante, veramente molto interessante questo progetto perché a me personalmente, appena ne ho saputo le tre parole perché c'è stata l'estrazione, mi è partita la fantasia. Ok, non so se dovrei dirvi di cosa a cosa ho pensato perché sono veramente tante cose che mi facciamo notte, però mi immaginavo, non lo so, come colore un bel blu scuro che tipo sarebbe il cielo scuro nella notte perché il lampo si vede di notte. Chiaramente, a meno che non ci sono un sacco di nuvoloni, poi anche lì si vede. Pensavo a un bel grigio cenere, magari con un lurex argento, o perché bisogna coinvolgere anche il fauno. Già lì per lì è coinvolto perché è un dio della natura, quindi già lì con un punto magari che rappresenta delle foglie o dei fiori o delle piastrelle con dei fiori, già lì è molto coinvolto perché si collega. Però immaginatevi una bella maglia con un colore unico, con dei fiori, con delle foglie sopra. Nel senso, ecco, devo decidere, ma anche una bella stola, perché no? Tutta colore unico per quanto riguarda la stola, ma magari con tanti accessori sopra. Le idee non mi mancano, diciamo che è il decidere che diventa difficile, quindi magari qui mi aiutate voi. Nel box informazioni, oltre agli hashtag, vi metterò anche il link del canale di Antonio, perché lui fa delle bellissime dirette dove il sabato e la domenica sera invita dei creativi, dove si chiacchiera veramente, perché io i miei video, questa rubrica diciamo la chiamo chiacchiere, però alla fine io parlo e voi mi ascoltate perché non faccio una promessa, ma cercherò di fare anche una diretta, magari fra un po' di tempo se riesco. E chissà, magari interagiamo un po' di più, però non è una promessa perché poi se non riesco mi sento in colpa. E quindi è veramente una bella iniziativa perché
ascoltando sempre le dirette di Antonio, ho capito che ci sono creativi un po' di tutto il mondo, Sud America, Spagna, Italia, quindi bello, è veramente bello, perché insomma, perché ci dovremmo fare la guerra tra di noi? Ogni creativa e creativo, quando prende in mano l'uncinetto, il filo, io vedo magari una maglia, ma un altro vede un cappellino o un top. No, non c'è bisogno di farsi la guerra tra di noi. I punti base sono gli stessi, non è che cambiano. Cambiano queste due, cambiano le mani, la fantasia, quello che ti piacerebbe realizzare, ok? Il resto è un uncinetto che può avere chiunque, è un filo, ok? Cambia lo spessore, potrebbe cambiare il colore, le sfumature quando è sfumato, ma alla fine quello che fa nascere il capo siamo noi. Quindi, siccome io non sono uguale agli altri, neanche gli altri sono uguali a me. Quindi non vedo perché ci dovrebbe essere dell'invidia, della cattiveria. Noi anzi ci dovremmo aiutare. E appena l'ho saputo, mi sono subito iscritta a questa sfida. Purtroppo le iscrizioni per quest'anno sono finite, ma chissà per l'anno prossimo, sperando che Antonio, Marta e Miguel lo rifaccia, perché è veramente molto carina questa cosa. E non vedo l'ora di vedere cosa potrebbe nascere, perché le parole sono tre, eh? Sono tre. Siamo noi che siamo diversi, ok? Siamo noi che abbiamo una visuale diversa, del lavoro. Cosa dirvi? Voi, per cercare questi, bisogna, quindi su YouTube, non mi ricordo se l'ho detto prima, su YouTube cercate con l'hashtag, che vi metterò nel box informazioni perché non riesco a pronunciarlo. Comunque, tradotto in italiano sarebbe creare con tre parole. Bellissimo, tu puoi fare quello che ti pare, le parole sono quelle, e vabbè, a parte il fatto di tenere la tinta unita, perché non si può usare lo sfumato, se c'era lo sfumato si usava lo sfumato. Prima di chiudere questo video, vi voglio raccontare anche un po' di me, perché l'ho già fatto nel video in cui vi facevo vedere gli elastici per i capelli che sono già spariti. No, in realtà tre li ho regalati, uno me lo sono tenuto, ma non so dove l'ho messo. Come vedete, ho lui sulla mano. Va bene, torniamo a noi. Allora, il primo lavoro all'uncinetto che io ho fatto, ma da piccolina intendo dire proprio da piccola, è stata la spighetta romena. Metri e metri e metri di spighetta romena. Voi vi chiederete, ma per cosa? Cioè, cosa te ne fai di metri e metri? Adesso ve lo faccio vedere io cosa ne facevamo. Vi piace? Allora, questa è una bellissima, bellissima tecnica, ma è molto complessa e veramente molto lunga, quindi se non si ha la pazienza, difficilmente lo si inizia un lavoro così e lo si finisce, lo si accantona per un po', poi lo si riprende, tipo come me. Come vedete, qui sul margine, questo contorno qua è spighetta romena. Quindi, cotone numero 8 o 16, bisogna comunque dalle marche capire lo spessore giusto, cioè, si faceva la spighetta romena e se ne faceva veramente tanto, perché questo, cioè, è piccolino, però immaginatevi anche un metro e mezzo di centrotavola, bello carico. Si cuciva sul modello che era disegnato sotto, poi sopra c'era un foglio di plastica un po' rigida per non rischiare di cucire quando si andava a ricamare, okay? Quando si va a ricamare, per non rischiare di cucire pure la stoffa che c'è sotto dove c'è il disegno, si metteva questo foglio di plastica rigido. Dopodiché venivano cucite tra di loro le barrette della spighetta romena per
formare insomma la forma tipo in questo caso della foglia, qui invece per quanto riguarda il petalo del fiore, venivano anche bloccate tra di loro, perché qui una sopra l'altra, però si stacca, c'è tanto lavoro dietro. Ogni capio, ogni punto è da cucire, poi da nascondere il filo. È un lavoro veramente impegnativo. Questo l'ho fatto io, non l'ho rubato mia mamma, l'ho fatto io. Quindi era questo il mio primo lavoro all'uncinetto. Poi dei centrini, che prima o poi li troverò, ma non so dove sono andati a finire. E il lavoro si finiva con il ricamo dentro. Poi si ritagliava tutto il filo con cui veniva agganciata prima la spighetta, lo si lavava ed era così, cioè nel senso non c'è bisogno di mettere la colla vinilica o acqua e zucchero, ho visto anche, mai usato, per farlo diventare abbastanza rigido, perché già lo è. È una tecnica veramente bella, ma tosta. Il mio sogno, tra virgolette, perché non è un sogno, alla fine è realizzabile, ok? Il problema è che bisogna metterci un po' di impegno e fare tipo una borsa con delle belle mattonelle così, o quadrate, oppure una giacca estiva, assolutamente, un coprispalle, con la spighetta, con qualche ricamo in mezzo, oppure delle applicazioni su un punto rete molto leggero e quindi con applicazioni di macramè, perché è macramè rumeno, alla fine si chiama, sarebbe veramente bello. Adesso vi faccio vedere anche la versione colorata. Ho trovato solo questi due, ne ho altri, ma chissà dove sono finiti. Vi piace? Questo qui non sono dei pezzetti poi cuciti insieme, è proprio intero. Quando lo si va a lavorare, lo si lavora intero. Però tanto lavoro, tanto impegno. Non vi faccio la promessa che un giorno ve lo farò rivedere, però insomma c'è lì, da qualche parte nella lista c'è. Vedete, poi si usa anche questa tecnica del ricamo per andare ad attaccare le foglie, le forme, che così riescono a stare insieme. Ok. Questa, ma parliamo di tanti tanti anni fa. Adesso io ne ho 31, parliamo di 20 anni fa, più o meno, quando ne avevo 10. Adesso vi faccio vedere la mia prima borsa. L'ho fatta un annetto e mezzo fa, più o meno. Un semplice rettangolo. Ok, poi piegato e cucito. Ci ho messo la cerniera nera, ma non ho la fodera perché io amo foderare, lo sapete, non è vero? Quindi la uso così, ma è molto pratica, per amor del cielo. A me non credo che tutte le borse devono essere foderate, perché insomma non mi piace cucire, però io la metto quando ci va. Quando ci deve essere, ci deve essere. Tipo, se ci metti la rete, non puoi non foderarla. Come la pochette orchidea che andrà online prossimamente, lì non potevo non foderarla, ero costretta a farla. Quindi, questa è la mia prima borsa. Punto basso, molto basica. E è un filato bellissimo sfumato con del lurex dentro, quindi era inutile stare a cercare dei punti complicati perché non c'era necessità. Come vedete, anche per la giacca Olaf che è andata online, con questo bellissimo filato, con questi punti di colore, era inutile caricarlo. Poi l'ho lavato, è diventato una morbidezza, di una morbidezza infinita. Credo che sia uno di quei filati che più li lavi, più si gonfiano, più diventano morbidi, areosi, veramente, veramente bello. Poi hanno un'infinità di colori, non si sa cosa scegliere. Adesso vi faccio vedere il mio primo capo di abbigliamento. Un disastro totale, un disastro totale, eh.
Non si vede bene, ma questo è un punto Granny. Questo filato l'ho preso in merceria. Ero veramente ignorante in materia, non conoscevo proprio niente, neanche le basi. Sapevo lavorare i punti basici, ma non sapevo niente dei materiali, non sapevo niente del numero di uncinetto, insomma, le basi per poter creare dell'abbigliamento. Però ci volevo provare. Allora io ci ho provato. Sono dovuta tornare una seconda volta a merceria perché io ho preso 300 grammi di questo filato. Ero convinta che mi bastava, addirittura mi avanzava. Il problema è che questo filato era già lavorato, era già una trecina, quindi dovevo lavorarlo con un 9, un 10 di uncinetto, quindi veramente vaporoso, veramente morbido, tipo come lui che ha lavorato con un 6,5. Io no, io non avevo un uncinetto grande in casa, avevo un 4, 3 e mezzo, 4. Pur di farlo, mi sono messa lì e l'ho fatto con quell'uncinetto là. È veramente pesante, veramente rigido. Tiene un sacco caldo perché è un mistolana, quello non ho niente da dire, però pesa perché poi dopo sono dovuta ritornare, ho preso altri 5 gomitoli per finirlo. Allora volevo dargli anche un tocco di luce. Quando io toccavo questo filato, vedete che c'è l'ures dentro, nel gomitolo era veramente morbido, fine. Poi quando lo si va a lavorare, che comunque l'ures se non è nascosto bene, se non è lavorato bene, si gira, no, nel movimento, e cosa succede? Succede che potrebbe torcersi leggermente e punge. Effettivamente è diventata una roba veramente pungente, però questa qui, questo gilet è da mettere d'inverno sopra qualcos'altro, quindi non mi dà fastidio. Fortuna che avevo finito il gomitolo e non ho dovuto fare il giro attorno. Non lo butto via, nel senso, mi viene bene indosso, si veste veramente comodamente perché alla fine dopo l'ho fatto. Però qui si capisce che a volte avere delle basi per quanto riguarda il filato, per quanto riguarda il numero giusto di uncinetto, che io all'inizio ho trovato veramente difficile avere queste informazioni perché non c'erano dei video progetti, neanche delle spiegazioni per quanto riguarda questo. Allora mi sono messa lì per mesi e mesi a studiare e capire perché. Fortunatamente dopodiché ho trovato degli youtuber che ne parlavano, però sui vari social, Facebook, Instagram, vedo ancora delle domande del tipo perché quello e non l'altro, cioè perché quel numero di uncinetto e non l'altro. Perché questo qui lavorato con un 7 o un 8 sarebbe stato una nuvola, veramente morbido, comodo da indossare. Lavorato col 3 e mezzo 4, che non mi ricordo che numero avevo di uncinetto, è diventato duro, rigido. Vedete che non si proprio non c'è modo di un po' di elasticità, ok? Poi è anche un mistollana, non ho speso neanche tanto, quindi conta anche la qualità dei materiali, questo assolutamente. Ma questo dimostra che bisogna sbagliare per crescere, o almeno io la penso così. Tante volte arrivo quasi alla fine del progetto e lo disfo perché non sono contenta. Quindi sbagliare si impara senza problemi, assolutamente. E non lo butto via perché così mi ricordo da dove ho iniziato. Assolutamente, non lo butto via. Bene. Vi faccio vedere l'unico progetto che ho in corso. Non ci credo quasi a dirlo perché di solito ne ho due o tre messi insieme, un gran casino. In realtà c'era la giacca Olaf, la pochette, che poi è diventata un pochette grandicella, e lui, però la giacca e la pochette l'ho finita. Allora, questo è il cardigan di mio marito, che prossimamente andrà online.
ho già fatto le cuciture, vedete questo bellissimo punto, e ho qui già una manica fatta. L'ho fatta come la voleva lui, non è una manica in questo modo, dritta, vedete, che mi sono andata ad attaccare direttamente sul lavoro, ma è sartoriale, nel senso che prende il corpo e la forma della mano. Vedete, questa è dritta, forma un angolo a 90. Questa no. Questo ha un angolo a 45, quindi qui sotto il braccio tutto questo eccesso di materiale non c'è. È molto bello da indossare, eh? È veramente bello. Però se quando tu lo fai su una stoffa, vai lì, lo disegni, lo ritagli e lo devi fare, insomma, le cuciture, semplice. Per quanto riguarda l'uncinetto, come per la maglia, devi farti un bel po' di conti. Io ho cercato di semplificarlo un bel po', per essere meno pesante nelle spiegazioni, e cerco di fare questo su tutti i video. A volte sì, mi ritrovo dei commenti del tipo troppo veloci nelle spiegazioni, oppure magari troppe informazioni, ma io cerco di darvi, non tanto per il progetto preciso, ma cerco di darvi delle informazioni in generale, perché non tutti hanno lo stesso filato in casa, quindi io cerco di dirti: guarda, che puoi farlo anche da sola, non è difficile. Quindi la manica sartoriale è questa. Vedete che qua non c'è l'eccesso di materiale. Io ho cercato di semplificarlo. Cercherò anche nel video, se non riesco a farlo con le indicazioni scritte, di darvele anche solo con le descrizioni anche a voce. E poi se avete difficoltà mi scrivete e in qualche modo la risolviamo. Volevo farvi vedere anche queste cose e parlarvi anche del progetto. Visto che parlo da mezz'ora, parlo e quindi non riesco a interagire perché non è una diretta. Direi che ci salutiamo qui. Approfitto di questo video per augurarvi buona Pasqua. Non è una Pasqua classica, è la seconda un po' più solitaria. Però ho imparato una cosa da questa situazione, che prima andavamo un po' troppo veloce, non riuscivamo a fermarci a pensare, ok? Adesso riusciamo a fermarci a pensare, il problema è un altro, non siamo abituati a riflettere su certe cose, quindi quando ci mettiamo a riflettere, o almeno nel mio caso, capisco i sbagli che ho fatto in certo senso, magari poche telefonate, non so, alla mia mamma, e pochi messaggi alle persone care, alle amiche, perché devi fare l'una, devi fare l'altra, stare dietro una, stare dietro l'altra, non riesci a fare tutto perché poi la giornata ha 24 ore, noi siamo umani. E quindi questo ci fa male, ci fa male. Quindi diciamo che escono fuori quei problemi dove dici che non ti piace quello che hai fatto. E quindi mi ha fatto riflettere su questo, e quindi sull'importanza di certi gesti piccoli, piccoli ma tanto significativi. E quindi ci fa male, però dobbiamo andare avanti. Quindi recuperare magari del tempo perso, non tanto fisicamente, perché a volte siamo fisicamente vicini ma ci dimentichiamo di dirci le cose. Magari chissà, la lontananza non ci aiuta a dirci delle cose belle, anche scrivendo un messaggio o una chiamata. Quindi io credo che sì, è un momento difficile, ma allo stesso momento abbiamo imparato tante cose. E comunque sotto sotto, in fondo, sarà comunque una bella Pasqua, e quindi perché buttarci giù con le cose brutte quando possiamo andare avanti con le cose belle? Ecco, direi che è una cosa sulla quale, insomma, riflettere. Io vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video progetto.
Buona Pasqua.